Oh, sono mezzanotte 46, oh, renditi conto. Siamo in ritardo di 2-3 ore, anche dovevamo arrivare alle 10:50. Andiamo, vecchio. Andiamo fuori, oh. Vi invitiamo ora ad assicurarvi che la cintura sia correttamente allacciata. Siete pregati di selezionare ora la modalità aereo e tenere in sicurezza i vostri dispositivi. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء Appena arrivati ragazzi all'aeroporto Elmas, aeroporto ragazzi in Cagliari, ragazzi 360, abbiamo girato il volante e tutto quanto, siamo ritrovati in Sardegna ragazzi, lasciamo stare, è tutto successo così veloce che non abbiamo più capito niente e c'era arrivata un'occasione dal nulla che non si poteva rifiutare perché ci aiuta veramente a stare fit e avere un po' di partite nelle gambe, quindi dovevamo per forza approfittarne. Però adesso abbiamo un problema, siamo a 125 km da dove dovremmo essere, se non di più. E vediamo come arrivare lì. Volo fino a Milano, da Londra fino a Milano, poi da Milano fino a Cagliari. E ancora da Cagliari fino a centro Sardegna, che è 125 km da dove siamo adesso. E però almeno c'è il sole, ragazzi. E siamo in Italia. L'aria qua in Italia è un'altra storia. Ora sorti Legalmont! Benvenuti in Italia ragazzi, la Sardegna, guarda che figata! Ve lo giuro raga, mi è mancata stratanto l'Italia, è stra diversa, è una roba incredibile. Guarda il cambio, il baretto zio, mo. A Londra non è una roba del genere. Questi sono gelati veri zio, non li vedo da... Qui ce l'abbiamo fatta, alla fine il signorino ha dovuto pagare. Ma quanto era la multa? Posso stare, non dimmi che è sotto i 50. Sì, 5 euro. No, manca. Il bello che stavo editando, ho visto una di quelle scene che è del tipo con quella faccia lì. I tagli ai misti o impianti sportivi da questa parte. Che bella. Ragazzi, welcome to the new house. Ragazzi, ora vi porterò in tour, ragazzi, perché questa sarà la nostra dimora, se Dio vuole, per i prossimi non so quanti mesi. Quindi, ragazzi, dobbiamo solo che goderci gli istanti, ragazzi. Come vi ho detto, ragazzi, una delle cose che vi devo dire prima di continuare con questo tour, ragazzi, sono qua a dimostrarvi che quando ci credi tutto è possibile e che quando vuoi qualcosa l'attrai automaticamente verso di te. Quindi devi crederci, non pensare a come accadrà quella determinata cosa. Pensa solo
il fatto che accadrà sicuramente solo perché tu lo vuoi. Quindi io lo volevo e stavo lavorando duro ed è arrivata verso di me l'occasione. Quindi ragazzi, tu devi fare lo stesso e so che alcuni di voi mi hanno scritto in chat ed è per questo che ve lo sto ripetendo. Quando ci credi tutto è possibile e quando vuoi qualcosa la trai automaticamente verso di te, però devi andare verso di lei. Quindi, bando alle ciance, iniziamo ragazzi. Tanto questo qua, ragazzi. Ragazzi, abbiamo dovuto sistemare subito le robe qua. Comunque, il frigo qua. Sapete già, you know what I'm saying? Armadietti, quelle robe. Fornelli, ragazzi. Beh, abbiamo anche un sacco di roba qua sotto per cucinare. Quindi dobbiamo un po' abituarci. Poi c'è una stanza qua, ragazzi, che è la stanza di uno dei ragazzi che c'ha la PlayStation. Quindi. Ragazzi, vabbè, non voglio essere troppo uno di quelli che si fa a fare degli altri. Comunque, ragazzi, qua abbiamo il terrazzo. Che si vede già che è da calciatore perché ci sono le scarpe. No, sì, ragazzi, abbiamo il bagno qua. Ovunque andiamo, flexiamo nello specchio. E ovviamente, ragazzi, ci deve essere per forza. Ci deve per forza essere un pallone, se no. Comunque andiamo. Qua c'è la sorpresa più grande. C'è un ragazzo qua. Sì. Ti serve luce a te. Ti serve luce. What is going on, ragazzi? Questo ragazzo qua è perso. Sono distrutto. Ragazzi, renditevi conto. Abbiamo avuto un 16 ore di volo, no? Ho dormito se non mezz'ora. Durante uno dei voli e tra un'ora e mezza abbiamo allenamento. Oh, abbiamo allenamento, ragazzi, quindi dobbiamo anche performare con un'oretta di sonno. Quindi, ragazzi, siamo sempre spinti all'estremo del nostro corpo e dobbiamo andare a vedere come va. Non ci basta che rilassarci un attimino per quest'ora e mezza che abbiamo di riposo, andare all'allenamento e vediamo come va. Sì, e questi sono uno con le patate e quattro margherite. Tutte e due. Wow. Se non ti passa le prendi una dopo. Oh, una domani. Panda pizzeria. وتحيا في نجاحات بنور الحق والنصر